Faianelli. Laura tira in modo forzato il portiere, si colpisce, recupera la palla,
partita del primo tempo, risultato di 2 pari. Adesso buono l'attacco. Il controllo, la centrale, il Pazzani, a salire dalla destra Biondani. Non controllo di Zanetti, perde palla. Conversione 3, corso numero 2. Già da una sentenza, perdi palla banalmente, sono fatti il suo buono in attacco precedente, lì è subito pronto, lì 3 metri avanti a tutti. Un altro pallone importante in difesa che permette alla Rotondo di ripartire, è conosciuto per Giulio Alosio e questa volta c'è il gol. Giulio Alosio ha realizzato la sua posizione di destra, parete del 4-2, subito verso il buono. Questi sono gli effetti anche Giorgio di questo continuo di essere veloce. Perdere palloni molto semplici, ma fa buon per lui, buon per il Conversano, quindi amministra sul 4-2 in questo momento della partita. La sua azione d'attacco ancora Giorgio Di Pietro, chi si ganga, va a salire giù l'osso della posizione di ala, l'ultimo ti pagare una parola, non si teme le due. Conversano che riparte sempre con il terzetto centrale, in questo momento spostato tutti da una posizione del terzino, si inserisce a doppio tiro e vediamo, ecco il passaggio, aveva tagliato le maglie della difesa profonda della giocatrice di Verona, un doppio colpo di Giorgio Di Pietro, all'alto, proprio questa difesa profonda. Secondo una difesa abbastanza difficile da attaccare, una difesa di letture, non è come la Sinzero che ti lascia più libertà di movimento. Non capisco perché in questo momento le nostre ragazze fanno iniziare sempre il gioco a terzino destro contro mano, avendo la possibilità di partire a terzino sinistro con Laura, che è probabilmente la migliore giocatrice della squadra. Non lo so, evidentemente avranno preparato così in settimana, Francesco, l'importante è continuare a difendere e ripartire in velocità. Noi facciamo tesoro dei preziosissimi consigli di Giorgio Fantasia. Sull'attacco da 5-1 fatta la stessa cosa anche il Conversano. È sempre difesa profonda del Bosso Buono a disturbare il giro di palla di Cicanga. Infatti ancora un altro taglio di Giulio Alosio per la Rotondo, bravissima, bravissima Laura, passando la palla a Giulio Alosio che in questo momento così pare si sia fatta male, speriamo naturalmente non sia nulla di grave. Questo giro che è un calotto. Giulio Alosio. Una convocazione nazionale. Dove salvo? Speriamo che non si tratti dello stesso ginocchio, della stessa gamba. Purtroppo abbiamo molto più. Peccato. Thank you.
passaggio al dottor Pavanelli. Ho fatto l'altra quando l'altro parte e finito tutto.
pareti, ma ovviamente in questa fase di gara tutto è concesso, così come tutto è concesso a Giada Babbo. Anche ragione, lo sa bene Giorgio, poi non so buono in attacco, Stefano, anch'io in alto, lo sa bene Giorgio, quello che ha tutti quanti nella seconda fase, Giorgio di Pietro, Giorgio di Pietro, ancora questo intanto, per la rotonda, Rizzardi, viene fermato. Si pone l'ultimo.
molto appassionato della partita, continui il capovolgimento di fronte. Sì, certo, il problema è la mia attenzione chiusa. Il problema è sempre quello, va bene dopo aver subito gol, spingere, fare una diversa veloce, anche la difesa avversaria si è schierata, basta, ci si ferma e si organizza l'attacco in quarta fase. Non occorre spingere se per rischiare di perdere palle. È un Giorgio Fantasia che ormai ragione da allenatore. Noi ovviamente ci auguriamo che possa continuare a calcare i campi con 40-20. Ma intanto i ragionamenti sono quelli dell'allenatore, Giorgio. 40-20 si è limitato a calcetto in estate. Intanto 7-20. E annuncia sempre lei, Martina Mazzieri. Conversano 11, corso buono 8. Conversano più 3. Giusiganga, Lava Rotondo, Giusiganga. Inserimento di Giusiganga. Lascia molto spazio verso il centro, per rotondo, e quando Laura riesce a fare tre passi al tiro, torna quasi sempre gol. E quindi come sono 12, dorso buono. Questa partenza di gioco, Francesco, si chiama veloce, è un numero che è classico con cui si attacca la 5-1. Consiglierei al terzo del dorso buono di essere magari un filino più aggressivo su Laura, perché se no sentiremo molti doppi fischi da parte degli altri. Nel frattempo perdiamo palla, già facendo lo schifo, ma il contropiede. Giorgio tira la postazione, il palo di Giusiganga per il tiro,
sta salendo in cattedra la nostra giocatrice migliore, Laura Rotondo. Quindi questo ruolo adesso che deve postare la mano offensiva per cercare di diminuire lo svantaggio. Lo sta con Stefanelli, dove è Stefanelli? Stefanelli, Zanetti, il passaggio attivo di un po' la cieca. Sfuggito dalle mani, ancora un altro passaggio a pivot sbagliato, il pallone lanciato buonissimo da Giorgio, evidente posizione di fuori gioco, Giorgio direi. Ovviamente scherziamo, bravissima Elena Barani a realizzare la rete del 15-9. Sono trascorsi 22 minuti e 30 all'inizio della partita. Si iscrive a referto anche Elena Barani, l'esperta giocatrice della formazione di casa. Il suo gol che adesso sembra in termina per rallentare i ritmi, Giorgio. E infatti, come si rende in mano, poi si giunge a questi tiri forzati. Francesca, non è che il vostro buono abbia rallentato i ritmi, le nostre ragazze stanno andando a segno con regolarità, quindi è chiaramente più difficile ripartire in gioco veloce. Quando poi hanno avuto delle occasioni dei 6 metri, la buona mattina, ci ho pensato noi. Come ti ho detto prima, bastava solo mettere un po' a posto la mira e le nostre ragazze sarebbero andate via. Grazie a Dio sono stato un buon profeta. La difesa schierata è molto buona, serie di tutto il campo. Nel frattempo, Francesco, permettimi di salutare l'arrivo al palazzetto del vice capitano dell'Accademia Palomano Conversano, Vito Cazzo, una delle star della squadra maschile che occupa al momento il secondo posto nel girone C. Salutiamo anche noi Vito Cazzo. Ricordiamo infatti ai nostri spettatori che alle ore 19.30 trasmetteremo sempre sul canale della pagina Facebook della Palomano Conversano anche la diretta di Conversano Gaeta. Quindi invitiamo tutti gli appassionati di Palomano a restare sintonizzati. Oh, ecco ciao. Ancora la Laura Rotondo. Uno contro uno, letteralmente sul posto la diretta del Sardegna, quindi la linea della rete del 17-10. Un'azione che Laura potrebbe fare praticamente ad ogni azione, perché con Elena Barani spostata dal lato opposto il terzo tende molto a stare colpito e quindi allarga le mani difensive. Laura con uno contro uno che si ritrova potrebbe superare il suo diretto avversario praticamente ad ogni azione. Sai Giorgio, il tiro mirato, ecco qua, è sempre Giorgio, velocissimo il contropiede, adesso sembra avere tutto facile per il contropiede, difesa e contropiede, veloce di partenza, Martina Giona, ha lanciato un contropiede bellissimo, ed intanto sul risultato di 18-10, Cosenza Favelli decide di fare rifiatare un po' le sue giocatrici, quindi entra Carmen Pacciopoli al posto di Giorgia Di Pietro. Intanto nel frattempo ancora bravissimo il tiro del corso buono di Pericolosco, si è sfortunato qui, quando fa la vigilanda permette a Zanetti il punteggio di 18-11, 26 minuti, quindi poco meno di 4 minuti al termine del primo tempo. Pensando che gestisce tranquillamente questa azione d'attacco.
Danno un calcio in posizione terzino destro, Giussi Ganga, si inserisce Giussi Ganga. Viene fermata. Quindi ancora 9 metri. Eccola, proprio nel termine del calcio. Questa penetrazione tra primo e secondo, Carmen Cacciopoli. Quindi Conversano 19, Dosso Buono 11, più 8 in favore del Conversano. Sono nel frattempo le nostre due terze, si erano una fine addormentata, è stata brava Laura, recuperata. Nel frattempo Francesco permettimi anche di salutare l'arrivo al palaghiaccio di Conversano, del bello della squadra, Iaco Polito, che ci ha salutati dalla distanza, che ricambiamo affettuosamente. Nel frattempo Martino chiude la sala finestra, Laura continua ad andare su Giada, non si capisce perché, non si capisce. Salutiamo tutti. Eh sì, piano piano stanno arrivando tutti i giocatori del Conversano. Maschi di Mariano. Prepararsi la gara successiva delle 19.30. Però Giussi Ganga in forza di passo fischiato a Giussi Ganga, Dosso Buono subito ancora in attacco. Stefanelli, bravissima già da battere, recupera questa palla, intercetta. Alla fine del primo tempo, Conversano 19, Dosso Buono 11. Giussi Ganga, Laura Rotondo, il giro di palla, ancora Giussi Ganga, ha visto lo spazio, è stata fermata Giussi Ganga. Ancora 9 metri. Carlo Cacciotti. Il taglio verso il centro. Di Carlo Cacciotti. Bisogna questo taglio verso il centro per 1 contro 1. E gol. Vedete del 20-11. È entrata molto bene in partita Carlo. Sì, sì, molto bene Carlo. Francesco permette di dire che sono lì. C'è un concorso di colpa tra secondo e centravanti, perché innanzitutto il secondo senza pivot deve tenere l'uno contro uno. Nel frattempo Martino parla, ma ormai non lo diciamo più perché si scontra. Nel momento in cui il terzino prende questa traiettoria centrale, chiaramente il centravanti deve abbassarsi e chiudere facendo fallo, altrimenti diventa anche difficile per il secondo poter difendere spazi così ampi. Grazie Giorgio per le lezioni di palamano. Ancora Laura Rotondo, bravissima. Allora, cambiato di posizione di tiro. A bomba. Ha realizzato questo punto. Palla San Giacomo di Conversano per il secondo tempo di Indeco Conversano. Ventolas Dosso Buono. Sono scesi in campo in questo momento le squadre. Il risultato sempre fermo su 21-11 in favore delle condizioni di casa. Dosso Buono in attacco. Primo attacco da il secondo tempo. Seguito Mazzi in posizione di centrale. Va a salire la sinistra. Stefanelli. Uno contro uno di Stefanelli su Cacciotti. Viene fermata. Quindi più di un metro. Gli altri piangono il braccio del passivo.
Non so come si può riuscire.
perforare le maglie della difesa bianco-verde. Inizio di vita numerica, Caccio con Giorgio Di Pietro, bel passaggio, è stata strappata in modo elettrico, e cominciamo, Laura Rotondo, Corrella Barani, il posto, per via da Babbo, 1 contro 1 via da Babbo, non riesce il passaggio per Giorgio Di Pietro, bravissima, bravissima Giorgio Babbo, questa è bella per mano Giorgio, fatta non solo di gol e di azioni veloci ma anche di rientro in difesa e di palle recuperate. Sì, sì, molto brava Giada, di fabbricare un attacco leggermente approssimativo di inferiorità numerica da parte del Conversano, nonostante il cambio del portiere, permette di notare il rientro di Giulia Losi in campo, grazie a Dio si trattava soltanto di una parte. E noi ovviamente siamo molto contenti del rientro in campo di Giulia Losi. Uno di grave quindi. Buono, Stefanelli, perde palla, la recupera fisicamente, la recupera molto veloce in attacco, Giorgio Di Pietro, bravissima, Giorgio Di Pietro, ha recuperato queste palle dalla posizione di ala, ma questa volta non si fa sorprendere, Francesco Lupini, il portiere del Grosso Buono, quindi punteggio ancora 24 per il Conversano, 12 per il Grosso Buono, ampio vantaggio per la comunità. Passivo gli arbitri, il nostro modo deve concludere, Ampezzani, ultimo, Murato, Giada Babbo, velocissima, recupera questa palla, da sola, 1 contro 1, questa volta viene spinta in contrazione, quindi rigore a 2 minuti, conquistato da Giada Babbo. Forse Giada sta un tantino esagerando con questi tiri smorzati, con questo pallonetto. Adesso sì, c'era stato un contatto in contropiede, ma secondo me non giustifica assolutamente né il rigore né tanto meno i 2 minuti. Evidentemente Giada Babbo vuole trovare nuove soluzioni al tiro, questo forte anche del risultato abbastanza largo. 25-12, possiamo pensare che almeno per oggi, intanto il grosso buono in attacco, Mazzieri, il passaggio attivo, non riesce, molto brava di questo potenziale, si ritrova questa parte, molto brava Laura Rotondo, intercettare il pallone, Giulio Rosso, ancora Giulio Rosso, fermato, il suo linea dei 6 metri. Ancora in azione di attacco organizzato. Giussi Ganga, come sempre, chiama lo schema. Di Pietro. Giro di palla veloce. Giussi Ganga ancora. Il passaggio per la Rotondo. Buonissimo. Pensavo che insiste con questa azione. Portando i suoi frutti e quindi perché non provare più volte sino a quando non viene bloccata, e questa, anche questa è una regola della pallamano, una regola dello sport. Sta portando il frutto, infatti Laura Rotondo realizza il tiro dei 7 metri, come sanno 26, posso dire 12.
pivot messo tra primo e secondo, Giussi che allarga il terzo, leggermente Laura che attacca lo spazio tra secondo e terzo, valuta se tirare, passare al pivot o passa a girarla a Laura, la scelta giusta, passa a Laura, una cosa che è giusta fino al primo rigore. Intanto salutiamo anche i giocatori del Gaeta che hanno fatto il progresso in questo momento nel Pala San Giacomo. Tornando alla cronaca, è rimasta a terra con il giocatore del posto 2, numero 55, Martina Mazzieri, anche per lei fortunatamente nulla di grave. Rientra in difesa. Punteggio, siamo su 26 per Torrasano, 13 per Dosso Buono. Torrasano quindi in attacco in questo momento con Giorgio Di Pietro, stiamo facendo la marcatura uomo nel Dosso Buono sull'ala rotonda, permette a Gerababo di salire dal divisione di ala, ma il passaggio è sbagliato, cadere una parata, quindi Dosso Buono ancora in attacco in contro. Pezzano, 26-14, sta cercando di prendere qualcosa, di mescolare il campo, il mister della formazione veneta, per cercare di ridurre almeno questo svantaggio, con una marcatura uomo in questo momento, proprio su Laura Rotondo. Quindi Pezzano adesso in attacco, Giussi Ganga! Con il sottomano bellissimo, Gian Bersano 27, questo buono, 14. Sempre in attacco, questo buono, Stefanelli, Antezzano, Antezzano, uno contro uno. San Pezzano, con Bersano 27, Dosso Buono 15, 13 minuti del secondo tempo. Ora c'è la Babbo, bravissima per Elena Baracchi. Bella combinazione Giorgio tra Giada Babbo e Elena Barani. Sì, Giada ha sfruttato molto bene il tentativo di rubare palla del primo difensore, ha seguito una palla a Elena, come al solito, sapientemente trasformato da un bel tiro, se va a questo giro, giro. Verso la fine. Nel frattempo permettimi di salutare l'arrivo al palazzotto del consigliere federale Flavio Bentinesi, leggenda della pallamano italiana e commerciale. Salutiamo quindi Flavio Bentinesi, salutiamo tutti oggi Giorgio. Se vuoi dico presento tutti. Riesce a concludere, seconda a spostare la manovra, Stefanelli, Elisa Pezzano, Mazzini, Pezzano, Stefanelli, il tiro di estremo, facilmente parato, primo set Giorgio. Scherziamo ovviamente, più 15 per il Conversano, un impegno che si sta dimostrando forse più agevole del previsto, che si deve fare quanto faccio il classifico delle ragazze di Coach Enzo Panini, che stanno interpretando la partita con il giusto.
dimostrato che ormai sembra essere in cassaforte. Sano. Approfitterò della presenza qui a Palazzetto di Sergio Palazzi, il quale fa parte dello staff di coach Riccardo Quini, per capire le motivazioni per le quali Riccardo Savellino viene convocato in nazionale, perché onestamente non vedo molti terzini più forti in giro che in campo italiano. Quest'anno Riccardo Savellino sta davvero dimostrando di essere un terzino veramente forte e certamente una bella nazionale, ma questa è un'altra storia. Vogliamo raccontare sotto noi un conversano sbaglia non passa. Si risistema in difesa traversale, quindi non di fatto che il giocatore deve riorganizzare la mano in campo sempre con Elisa Pezzani, Biondani. Francesco, permettimi di fare una considerazione, nel frattempo non è un metro di aria per l'arbitro che si fa. La felicità di Stefano Caracca in questo momento, date le temperature polari che si registrano qui al Palasangiacomo, ma immaginiamo la sua gioia e felicità nel poter disputare questi ultimi 10 minuti. Diciamo, i fini del risultato dovrebbero almeno di terremoti, dovrebbero avere molto poco da dire. Infatti Stefano fa una dormitiva in difesa e sprinta come una freccia contro lui. Conversano quindi che riparte in attacco. Giussi Ganga in posizione di centrale con Giorgio Di Pietro, Carmen Carcioppoli, terzino sinistro, ancora Giorgio Di Pietro, attacca proprio sul taglio di Carmen Carcioppoli, questa casa fuori, in questo buono parte di Gira in attacco. Prova la volante.
totalmente un 1-10. Nel senso che
definitiva non c'è mai stata partita, quindi l'onore è un posto buono, cioè si trova una squadra piena di ragazze giovani, italiane, che sicuramente nel corso degli anni cresceranno. Grazie.